Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi voglio parlare di come ho fatto licenziare una commessa. Allora, sapete che la mia vita è tutto quanto un'assurdità, una roba allucinante, un casino. E la mia vita è proprio dramma puro. Secondo me si potrebbe scrivere una bellissima serie TV sulla mia vita. Però la sto facendo già io. Praticamente tra le varie cose che ho fatto nella mia vita e che mi sono accadute, adesso si può anche aggiungere il fatto che ho fatto licenziare una commessa. Ma non l'ho fatta apposta, cioè non è colpa mia, è colpa sua della commessa. È proprio la vita dell'assurdo. My life is assurda. Dopo aver investito le persone, dopo aver fatto cose, cavalli, bababì, bababò, c'è anche aver fatto licenziare qualcuno. Vi racconto quello che è successo 4 giorni fa, cos'era giovedì, boh, non lo so. Praticamente 4 giorni fa esco con il mio amico Giulio e la mia amica Diletta, e che sono quelli che si vedono sempre nel mio Instagram. Se non mi seguite ancora su Instagram, mi chiamo Gianmarco Zagato, potete seguirmi, mi chiamo così, bababì, bababò. E insomma, gli dico a Giulio, gli dico alla Diletta, andiamo a farci questo giro, andiamo a fare un po' di shopping, sempre le solite robe. Cioè, non è che faccia cose allucinanti nella mia vita, sono proprio le cose allucinanti che mi accadono. Io non faccio niente per attirarmele, mi accadono. Io sono una calamita di drammi, di disagi, di cose. Beh, non dirò il negozio, perché forse non è il caso. Comunque, vabbè, ho idea che la maggior parte delle persone capiranno, però vabbè. La Diletta a un certo punto fa, io avrei bisogno di un fondotinta, qualcosa per il viso. Per quest'estate qualcosa di leggero, mi accompagnate, vabbè, diciamo, vabbè, andiamo. E insomma entra in questo negozio e la prima cosa che fa è cercare una commessa. Il negozio, quando siamo andati noi, era praticamente vuoto, perché era un orario un po', un orario di quelli strani, tipo 2:30, 3, un orario che non c'è nessuno in giro, solamente i disagiati tipo noi. E c'era solamente una commessa che girava, che stava seguendo già due ragazze. Erano due ragazzini o due signori, non mi ricordo neanche più. E la Diletta le fa, scusa, ma c'è una tua collega che posso chiedere? E la tipo fa, sì sì, assolutamente, adesso te la chiamo. E insomma chiama sta ragazza che era nel retrobottega. Sta qua, arriva, aveva già un'aria un po' scazzata. Avrà avuto la nostra età. Io ho tipo 23 anni, non ne ho 23, insomma ne ho 25 o 24, non mi ricordo mai. Insomma, quell'età lì. E mi sembrava una mia coetanea, sinceramente. Solo che la prima cosa che ho notato è che io, se fossi stato la Diletta, non avrei comprato niente da questa tipa qua. Perché vendere make-up truccata in quella maniera, proprio no. Avete presente quando vedete queste ragazze che hanno tipo la faccia nera, coperta, tipo con lo strato così, e col collo bianco? Aveva sto collo bianco e la faccia tutta quanta truccata. Ma in più aveva sto trucco negli occhi, tutto colorato. E sembrava un po' tipo Brasil. Na 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 na. Proprio pagliaccetto, proprio un po' clown. Oh mio Dio, clown. Veramente, no. Per me era no. Insomma, sta ragazza viene lì e era molto scazzata. Ci dice, cosa state cercando? E allora interviene la Diletta e gli fa, guarda, io sto cercando un fondotinta, vorrei una cosa leggera. Insomma, gli ha descritto quello che voleva. E la ragazza la porta a questa specchiera. Aveva tipo sto specchio, sto negozio, con delle sedie, dove praticamente tu ti siedi e ti porti i prodotti. Beh, insomma, finalmente arriva sta tipa e gli porta 3 prodotti. La caratteristica principale di questi prodotti è che erano colori assurdi. Erano tutti neri, arancioni. E allora, come se le fa, non preoccuparti, ti provo questi qua per vedere se ti piace la consistenza e poi ti porto il tuo colore. Vabbè, ok, va bene. Insomma, le comincia a far provare nella mano sti colori e la Diletta dice, guarda, secondo me sono un po' troppo pesanti, hai qualcosa di più leggero. E allora, come si fa? Allora tu cerchi una crema. Ma tutto con questo fare un po' così, un po' agitato. Stai calmina, stai meglio te, stai calma. La tipa torna e gli porta delle creme. Queste creme effettivamente piacciono di più alla Diletta e dice, guarda, sì, mi piacciono di più. Anch'io intervengo e gli dico, guarda, se è una cosa che ti piace leggera, forse è meglio questo. E insomma, stiamo proprio parlando del più del meno dei prodotti, ma proprio così, proprio per parlare, perché sennò che noia, che due palle. C'era sta musica tutta sparata, non si capiva niente, almeno facciamo due parole, scusa, cos'è la discoteca? E insomma io e Giulio siamo lì, diciamo, guarda, forse è meglio la crema, sì sì sì, dai, il fondotinta ne hai un sacco, prenditi la crema. E la tipa si indispone, perché probabilmente non le andava che io e Giulio parlassimo, non so perché, forse le dava fastidio, ma non è che stavamo dicendo qualcosa, non è che stavamo andando contro le idee della tipa. A un certo punto fa, bitch, perché soffi? E io lo guardo e le ho detto, ma c'è qualcosa che non va? Ma proprio con tutta la tranquillità di sto mondo. E lei fa, mi sa che mi state rubando il lavoro. E io mi sono messo a ridere perché pensavo che stesse scherzando sta tipa qua. E le faccio, no, ma figurati, no, è stato tanto per parlare. E lei fa, ah ok, allora lasciatemi fare il mio lavoro. Che, qual è il tuo problema? In quel punto lì mi sono reso conto che questa qua probabilmente non era tanto normale. E ho detto, ok, va bene,
fai pure te. La tipa, per calmarla, siccome si era resa conto di essere stata un po' cafona, fa: ti vale provarli nel viso? All'improvviso è diventata molto, molto gentile questa tipa qua. E ha detto: fa ok, dai, proviamo nel viso. La commessa va via, perché le aveva detto che le portava poi il suo colore preciso. Quando torna con queste creme, erano, avete presente cosa vuol dire marrone, ebano, proprio legno erano. Ma sei sicura che questo colore vada bene? E sì che va bene, almeno le diamo un po' di colore a sta ragazza, non vedi che sembra malata? No, a me non sembra malata, ha il suo incarnato chiaro e basta. Ma sì, diamole un po' di colore a sta ragazza. Insomma, le spalma sto fondotinta nel metà viso e le faccio: ma ascolta, ma secondo me non le sta bene, le dico, per me non sta bene con questo colore. Beh, allora ragazzi, se volete lo scegliete voi il colore, cosa dite? E faccio: forse prova un colore un po' più chiaro, le dico, perché secondo me non le sta bene tutto questo colore scuro, anche perché si vede la differenza con il collo, ma non si vede neanche. No ragazzi, vi assicuro, era veramente così e così, era una roba inguardabile, ma brutto. La tipo a un certo punto, mentre noi siamo lì che diciamo che secondo noi quel colore non va bene, va via, così, all'improvviso. E mentre è via, le dico: guarda Diletta, stai da culo, te lo dico, stai veramente male. E la tipa torna a questo punto con un vassoio. Ha un vassoio in mano pieno zeppo di tutte ste creme, con tutti quanti i colori possibili. Ce lo piazza lì davanti e fa: prego, scegliete voi il colore. E io guardo Giulio e dico: ma sta scherzando? E Giulio fa: io le dico, ah ok, va bene, cioè proprio cerco di sdrammatizzare, dico: ah ok, va bene, allora scegliamo noi il colore. Quindi cominciamo a guardare lui e Giulio, la diretta, i colori, prendiamo un colore e diciamo: guarda, secondo me le sta bene questo, vuoi provarglielo nell'altra parte del viso? Ma vi giuro, con tutta la gentilezza del mondo. E lei lo prende in mano e fa: ah, vabbè, se lo dite voi. Vi giuro ragazzi, era il colore della diretta, glielo mette dall'altra parte del viso. Oh, vi giuro ragazzi, manco farlo apposta, era proprio il suo colore. Cioè, la diretta fa: guarda, effettivamente a me piace di più questo colore bianco. E la tipa fa: ok, fate come volete. A questo punto la diretta dice: guarda, io mi vorrei struccare. E la tipa va davanti a questo tavolo dove c'erano tutti quanti i fazzolettini, i cotoni, gli struccanti, e le prende lo struccante. Mentre prende lo struccante si accorge che sta roba qua è incastrata nel davanti, e quando, come lo tira, lo struccante parte completamente e va tutto quanto addosso alla camicia che aveva la diretta. Tra l'altro era una camicia bianca e sto struccante era rosa. Tra l'altro mi chiedo: ma che cavolo vuol dire uno struccante rosa? Vabbè, con questo struccante le viene tutto sparato addosso. La tipa ha guardato la cosa e fa: ah, scusa. No, vabbè. Io guardo la diretta e le dico: ma questa qua non è normale. Scusa, ma le hai rovesciato uno struccante addosso rosa in una camicia bianca? E la diretta la guarda e le fa: ma puoi portarmi un fazzoletto per favore? E la tipa va dietro, insomma torna alla commessa e dà un fazzoletto. E la diretta le fa: guarda, è una camicia di seta, ho paura che si sia veramente rovinata. E la tipa fa: ma no, assolutamente, guarda che questo prodotto è leggerissimo sulla pelle. E io le dico: guarda, è una camicia di seta, possiamo parlare con un tuo superiore? Che non l'avessi mai detto, questa qua gli si sono cominciati a iniettare gli occhi di sangue e fa: ah, bene, adesso volete parlare con un superiore? Già mi volete rubare il lavoro, adesso cosa volete fare? Dico: no, guarda, sinceramente io mi sento un po' a disagio con te a spiegarti la cosa, però la camicia secondo me è rovinata, almeno parliamo con un superiore e vediamo come risolve la situazione. Va bene, va bene, va bene. Insomma, la tipa va nel retro e va a chiamare quest'altra signora. La signora che esce, che chiameremo Francesca per comodità, veramente di una cortesia immensa: ragazzi, cosa è successo? Mi dispiace veramente per questo inconveniente. E non ci fa nemmeno parlare che la commessa pagliaccio, quella truccata, interviene e fa: i ragazzi praticamente mi stanno accusando di aver rovinato la maglia alla ragazza. Noi dico: no, guarda, non ti stiamo accusando, però siccome è stato un disguido, la camicia è una camicia abbastanza costosa, le è andato tutto lo struccante addosso, secondo noi è rovinata, possiamo vedere come risolvere la situazione? Basta! Io sono stufa! Questo negozio mi odia! Io odio questa lavoro! Io ero sconvolto, veramente, io ero sconcertato. La diretta era allucinata, c'era Giulio che rideva come un pazzo, lui non si riusciva a trattenere. Gli altri clienti che erano sconvolti, ma mai quanto noi. Ma una situazione così assurda non l'ho mai vista. Insomma, faccio alla Francesca: guarda, ci ha trattato un po' male la tua collega. E lei fa: ragazzi, lo so, abbiamo avuto molti problemi da quando è arrivata, ma non preoccupatevi, non la troverete mai più qua. Oh mio Dio!
Io sono rimasto sconcertato perché veramente mi dispiaceva, cioè nonostante fosse stata una strö, mi dispiaceva che comunque perdeva il suo lavoro e ho cominciato a dire, oh, guarda, mi dispiace se perde il suo lavoro, e lei fa, no guarda, ti può dispiacere quanto vuoi, ma io con questa tipa qua non ci voglio più lavorare perché mi ha fatto andare via un sacco di clienti e voi siete stati veramente la ciliegina sulla torta. Oh mio Dio, abbiamo fatto licenziare la tipa. Insomma, la ragazza, la Francesca, cerca di risolvere la situazione con la diretta e le ha detto, guarda, se vuoi abbiamo il nostro pulisecco, se no vai dal tuo e la nostra assicurazione pagherà tutto quanto. Mentre stiamo pagando, la Francesca va nel retro e il retro secondo me non aveva chiuso bene la porta perché abbiamo sentito tutto quanto. E nel retro sono volate delle belle urla. Sono volate delle belle urla, scusate, c'è la telecamera un po' storta. Sono volate delle belle urla tra Francesca e la pagliaccia, finché a un certo punto si apre la porta e viene fuori la pagliaccia, ci guarda proprio così, cattiva, cattiva, e lei fa, io me ne vado da questo negozio di rame! Proprio, mamma mia, che crazy, che situazione, è stata veramente una cosa allucinante, imbarazzantissimo. E noi siamo andati via così, scombi, proprio scombi, sconce. Ma voi, mi è capitata una roba del genere, no? Perché effettivamente a me non è ancora capitato di aver fatto l'incisore. No, in realtà mi era già capitato un'altra volta. Mi dovrei raccontare anche quella storia là. Quell'altra là è stata anche un po' più pericolosa, volendo. Comunque vi racconterò anche quell'altra storia. Mettete un pollice su se volete sentire l'altra storia. Quella è stata effettivamente pericolosa, ho quasi rischiato, effettivamente di... forse di non di morire, cioè effettivamente sì, avrei rischiato effettivamente di morire quella volta. Ma vabbè ragazzi, mettete un pollice su se volete sentire quella storia. Se vi va, potete guardare la playlist per sentire tutte le mie altre storie allucinanti della mia vita. Oh mio Dio, cos'è la mia vita? Una cosa drammatica. Iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video ogni martedì alle 17, ogni sabato alle 10.30, ogni tanto giovedì. Però questo qua non lo sa mai nessuno, poi possiamo chiederlo alla commessa pagliaccia. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video, ciao!